Amici di edifici di Panitalia, benvenuti in questo cantiere. Mi trovo in provincia di Treviso e sono all'interno di questa casa in paglia, formata da una parte esistente, quella dove era appunto la casa esistente che è stata ristrutturata. Mentre questo è il soggiorno dell'ampliamento realizzato in paglia con sopra il soppalco e poi là in alto la zona notte. E questo edificio è stato completamente realizzato in legno e paglia, come si può vedere da questa finestra, detta appunto finestra della verità, e l'ambiente è molto confortevole in quanto al momento non ci sono impianti e si sta molto bene al suo interno. Per dare luce a questa stanza, dove poi verrà messa la cucina e il soggiorno, sono state pensate due finestre, due porte finestre scorrevoli nell'angolo e una finestra lassù in alto appunto per ricevere la luce, per dare più luce a tutta quanta la stanza. Questa è la parte a nord, cioè avrà una luce più diffusa, mentre questa parte, dalla parte superiore, arriverà la luce che illuminerà come fossimo all'aperto questo soggiorno. E la zona a servizio della zona giorno è questo bagno ricavato appunto dalla casa esistente. Abbiamo rifatto il solai completamente in legno e abbiamo rinforzato le pareti con questo betoncino armato in calce su tutti i muri della casa esistente. Qui i solai sono bassi perché era quello è l'altezza di quanto c'era prima in esistenza. E poi qua sopra si sviluppa tutta la zona notte con le due camere e un bagno nella parte sopra e si accederà tramite questa scala in ferro qui che andrà posizionata in quel punto dove è disegnato e poi un'altra scala andrà da sopra e collegherà la zona notte. Bene, per oggi è tutto. Ti ricordo che la mia casa di paglia è edificidipaglia.com e mentre se sei un committente coraggioso che ha intenzione di progettare e costruire la tua casa di paglia, il posto giusto è su Facebook e si chiama appunto Committenti Coraggiosi, che è un gruppo privato all'interno del quale ci si scambiano informazioni tecniche e opinioni sulle case realizzate in paglia in modo che possono durare nel tempo e perciò fatte con una ottima qualità. Ciao da Nicola Preti.